il direttore artistico. Siamo in collegamento con Massimiliano Cavaleri. Massimiliano, ciao, buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Grazie, grazie, bentrovati. Stiamo ascoltando in sottofondo le note del postino e subito non possiamo non pensare a Salina. Tutto pronto dall'1 al 4 luglio, ovviamente sempre con Maria Grazia Cucinotta nelle vesti di madrina di questo importante appuntamento per il cinema italiano. Note del postino che ci accompagnano ogni anno, questa colonna sonora vincitrice di un bellissimo premio Oscar, e il film fu candidato a 4 premi Oscar. Quest'anno ricorre il decennale del nostro festival, e quindi ancora più importante la celebrazione che facciamo di Massimo Troisi, che appunto a Salina, a Pollara, girò questo grande film. Maria Grazia è sempre presente, ormai da 10 anni ci accompagna in questo percorso insomma, di crescita del festival, che in 9 edizioni, le passate edizioni, ha consegnato addirittura 58 premi Troisi. Quest'anno ne avremo diversi, stiamo definendo il programma, che ovviamente per via della pandemia è partito un po' in ritardo, tutta la macchina organizzativa, perché fino a 20 giorni fa ancora non sapevamo se effettivamente il coprifuoco e tutta un'altra serie di regole fossero tolte, ma siamo pronti, accoglieremo tanti talenti, sia giovani che diciamo artisti più importanti affermati, tanta sicilianità e tanta comicità. E vi dico subito che fra questi nomi c'è un nome a cui tengo particolarmente, che è Claudio Gioè, un bravissimo attore palermitano che è proprio reduce da un successo dedicato alla Sicilia, Macari, su Rai 1, e ci racconterà un po' tutti i suoi prossimi impegni nel cinema e anche nella televisione. Lui è palermitano, ma insomma ha già una carriera molto importante, ha lavorato molto con Pizzo, con grandi registi, e poi è stato insomma, protagonista anche del Capo dei Capi nel ruolo di Totorina. Quindi un bel attore siciliano, davvero, davvero sono molto orgoglioso di questa sua presenza. Poi Barbara De Rossi, un'attrice bella, un volto popolare, molto amata, apprezzata dal grande pubblico, un'attrice dalla lunghissima carriera, oltre 40 film, 30 sceneggiati televisivi, tantissime trasmissioni, anche molto versatile come presenza nel mondo dello spettacolo, sarà con noi. E poi abbiamo, dicevo, tanta comicità. Vi anticipo un nome che annunceremo in settimana: torna a Salina dopo ben 5 edizioni il comico Roberto Lipari. Roberto è un comico davvero particolare, intellettuale, sofisticato, è cresciuto molto in questi ultimi anni, ha assunto anche una maggiore popolarità grazie anche al programma Striscia la Notizia, e quindi verrà da noi, e già lui ha avuto assegnato il primo Troisi, che dice lui stesso ha appeso come il capezzale sopra il letto e gli ha portato da allora tanta fortuna. Quindi tornerà per raccontarci un po' dei suoi prossimi progetti e soprattutto farci ridere, ma anche riflettere, perché questa è la caratteristica di Roberto Lipari. E poi avremo anche spazio per la musica. La prima sera una partnership con il conservatore Arcangelo Corelli di Messina. Avremo un breve concerto dedicato proprio alle colonne sonore più importanti della storia del cinema, quindi faremo questo grande omaggio alle musiche del cinema. Poi avremo anche un gruppo di medici messinesi che si dedicano, diciamo, oltre alla professione della medicina, che insomma il tema che abbiamo trattato l'anno scorso al festival, anche quest'anno si dedicano a ognuno con passione al teatro. Ecco, Massimiliano, musica, a proposito di medici, possiamo anche dare un'altra chicca, cioè che verrà presentato in anteprima anche un documentario realizzato proprio per i medici, per il lavoro che i medici e gli operatori sanitari hanno svolto in questo periodo da pandemia, e l'autrice riceverà appunto il premio Troisi per la sezione emergenti. Sì, si tratta del nostro meglio, che già nel titolo dice tutto. C'è questo grande sforzo di questi medici, ma non soltanto medici, anche infermieri, operatori sanitari, ma tutti coloro che si sono prodigati, hanno fronteggiato l'emergenza sanitaria in prima persona, anche alcuni di loro purtroppo rimettendoci la vita, hanno potuto salvare, assistere, accudire tantissime persone che appunto erano state colpite dal virus. E quindi vogliamo omaggiare attraverso questo documentario breve di Alessandro Genitori, con per la prima volta sullo schermo, come si dice proprio tecnicamente, Sara Caridi, e daremo appunto a questa neoattrice molto molto bella e molto molto brava il premio Troisi sezione emergenti, che appunto il premio l'abbiamo istituito qualche anno fa proprio per dedicarlo ai ragazzi più giovani, augurando loro poi un domani di ricevere il premio Troisi, quello più importante, quando magari faranno carriera. E il filo conduttore appunto è questa anche presenza del tema della salute dei medici, che vogliamo ringraziare, omaggiare, e con loro parleremo nei pomeriggi culturali anche del post pandemia, perché il Covid è ancora in corso, però dobbiamo ripensare un po' tutta la medicina, la prevenzione della salute di tante malattie anche dopo la pandemia, quindi come cambierà un po' l'approccio alla salute da parte dei cittadini. Quindi comunque il festival è un momento di spettacolo, di grande intrattenimento, ma anche un momento di riflessione su tematiche di attualità
soprattutto grazie alla presenza di tantissimi quest'anno rappresentanti istituzionali e illustri relatori. Infatti il programma che avete allestito è piuttosto corposo, con proiezioni cinematografiche, dibattiti, focus. Massimiliano, per chi ci sta ascoltando da Siracusa, da Catania, da Messina, da Palermo, da tutta la Sicilia, ecco, e volesse partecipare al Mare Festival di Salina, cosa può fare? Allora, intanto deve prenotare subito, perché Salina purtroppo non ha tantissime strutture, già la recettività è quasi sold out, sia nelle strutture alberghiere che nei bimbi, quindi deve aspettarsi e prenotare, perché ormai il festival sarà 2 settimane, ripetiamo le date, dall'1 al 4 luglio. Il festival poi non prevede nessun biglietto, nessun accredito, nessuna autorizzazione particolare, quindi tutto a gratuito e ingresso libero, è sempre stato così e sarà sempre così, quindi la gente basta che partecipa ovviamente seguendo il programma e rispettando le norme sul distanziamento sociale. Anche l'anno scorso in modo molto rigoroso abbiamo rispettato e fatto rispettare dal pubblico. I pomeriggi si svolgono al chiuso, in un teatro sanificato e sempre controllato del centro congressi di Malfa, invece le serate sono all'aperto, diciamo il pomeriggio inizia alle 17.30 fino alle 20.30, poi ci sono le proiezioni in piazza alle 21, sempre gratuite, aperte, con un grande schermo, e poi subito dopo le proiezioni cinematografiche, sono alle 22.30, inizia lo spettacolo live che dura circa 2 ore. Sperando appunto tolgono il coprifuoco e possiamo insomma fare spettacolo fino a 12:30 circa. Quindi chi vuole venire è assolutamente il benvenuto a Salina, chi non conosce Salina è un'occasione ovviamente per conoscere quest'isola, e ovviamente durante il festival è ancora più bella perché c'è questo giro importante di attori, insomma di giornalisti. Quest'anno abbiamo anche come media partner la TGR Rai, quindi sarà veramente un festival e mi auguro bellissimo. Ringraziamo Massimiliano Cavaleri, direttore artistico del Mare Festival Salina Premio Troisi, per tutti questi particolari. E Peppe, anche a noi grazie toccherà a raccontare questo importante. Ma io vorrei evento. Viverla da lì, proprio presente, quindi mi candido volontariamente per fare il salto in più a Salina. Massimiliano, portatelo con te. Portami con te. In quello che poi è un ritornare nuovamente alla vita, con lo spettacolo, con il sociale, insomma, preparare tutto questo sicuramente è stato fatto un po' in apnea, non conoscendo date e tanto altro, ma quando c'è del professionismo, cosa che avete messo voi in campo, tutto poi è possibile. Quindi speriamo il festival possa portare una ripartenza anche psicologica nelle persone, che questo è anche un dato importante. Esatto. Un risveglio da tutti i punti di vista. Esatto, e allora ci si vede a Salina, io prendo l'impegno come se nulla fosse, ci si vede a Salina con la speranza davvero che molti possono ritornare a vivere gli eventi top come quello di Salina. Grazie a Massimiliano Cavaleri, premio Troisi Mare Festival Salina. Ciao ciao.